Ehi Sì, là, eccolo! non vedi, ho mandato 7-8 messaggi, Raffa. Ciao! Aspetta che Ciao! metto il No, metti telefono. dritto, dritto. Aspetta, eccoci qua. Qua. Allora, io faccio una piccola premessa. Prima ho fatto una chiacchiera con questi due bei ragazzi e a breve Witty monterà e caricherà. Mi sapete? Domani? Domani vi va bene? Sì. Vai, vai. Ok. Allora, volevo fare con voi un po' così, visto le persone che ci scrivono, volevo far fare un po' di persone, un po' di domande. E vediamo che cosa ci chiedono. Allora, intanto so che siete a casa di Cecilia, sai che questa mattina Carlo ha ricevuto una bicchierata d'acqua in faccia perché non si svegliava. Raffa, questo si poteva evitare. Cioè, Se la meritava tutta, ragazzi, quindi la tutta. giornata è partita malissimo, una bella baruffa. Scrivono che siete bellissimi. Grazie, Ah, che vanto. È geloso, Carlo? grazie. È giusto. Ti dirò, potrebbe tranquillamente fare un po' di più. Non glielo faccio. Sei quello figo? Diciamo che non glielo faccio vedere. Dopo, però al momento giusto gliela caccio lì. Sempre! Lui non mi dice mai niente, poi appena può ti lancia proprio. Ma va bene come si veste o si veste in maniera esagerata per te? Potrebbe tranquillamente fare di meglio, ma l'altra volta siamo andati da Zara e gli ho rifatto un po' l'armadio. Scusa, ma l'avevi chiesto a me, Raffa? L'avevi chiesto a me questo Ma ti armadio? zitto un po'. I capelli, giusti a Non prima. taglio più nulla, raga. Non taglio più. Aspettate un attimo, posso chiedere una cosa? Scusate un attimo, ma se mi chiamano, come faccio io a non. Mi Sì? hanno chiamato adesso, che faccio? Mi do modalità aereo? Ormai no, perché sennò ti cade la No, No, Raffa, che modalità aereo? Non sono capace, mi fanno fare le cose, ma non sono capace. Allora, lei gelosa? No. Carlo sembri rinato, raga, non sono mai morto, ve lo Sono giuro. gelosa? No, Cecilia è gelosissima. Non mi pare. Un sacco. Solo che adesso non c'è stato ancora motivo valido, capito? Per il momento, però l'avevo già notato. Ogni tanto mi fa dei discorsi che dico, vabbè, però ok, ci sta. Per il momento è accettabile. È accettabile. La gelosia, troppa fa male, così. Certo. Mi chiedono quando litigate chi è che ha ragione. È una strana domanda. Io. Non è domande da fare. Chiaramente io è quello che viene sempre a chiedere scusa comunque a lui. Sì, perché sono intelligente, non voglio andare avanti con la discussione, quindi tutto qua. Comunque, Stato? Oda? Fate finta di non sentire voi No, due. non No, 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 giuro, 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 Il giuro. bacio com'è andata? Primo bacio in esterna, beh, è andata bene, tutto bene. Con la canzone Portami via, eccetera, no, è andata bene il primo bacio, sì. Sì, lo sapevo. Il secondo Ah no, eh. discutibile. Ma brutto cretino. Senti, Primo meglio. mi Poi sei... adesso bene però. Ok. Cosa? Formate? Vi sentite con Sara? Sì. Sì. Ci andiamo Sì, d'accordo. ci sentiamo. Ci andiamo d'accordo. Sì, fanno tutti molto ridere. Insieme. Con Sara e Sonny siamo usciti ieri sera. Sì, che ridere. Ah, com'è andata? Bene, Bene, bene. bene, bene. Sono veramente due soggetti. Dopo ti racconteranno loro. Ossia? No, ma allora io e lui discutiamo. Ciao Ida! Io e lui discutiamo, però loro due discutono molto di più di noi, però sono veramente, fanno troppo ridere quando litigano, veramente. E Giovanna e Sammy invece insieme dobbiamo ancora Insieme vederli. dobbiamo ancora Sì. vedere, sì. Abbiamo sentito e basta. Ok. Che fate oggi pomeriggio di bello? Io tiro. E io la guardo che stira. E lui deve dormire perché qui c'ha gli orari, lui dorme pre ogni Casa cosa, infatti pre funziona. pranzo, post cena. Cosa Ma fai? stavo leggendo delle cose. Votare.
lui si deve ricaricare perché è veramente molto stanco da questa vita che lo affligge. No, oggi io comunque avevo delle cose da fare tipo a casa mia, dovevo fare delle cose, però ho anticipato, come hai detto prima, Rafa, perché io voglio bene. Ah, non perché vuole stare con me, perché vi vuole bene, cioè, capito? Ma ecco, sì. tanto dopo non vi parlo più, quindi va bene. Senti, volete dire qualcosa a tutte le persone che stanno scrivendo, insomma, che ci seguono, che vi hanno seguito in tutto questo percorso? Sinceramente, allora, io avevo già fatto un po' di dirette con lei, dove raccontavo un po' come erano andate le cose, però vabbè, non c'è problema. In realtà sta andando molto bene, perché almeno quando ho fatto la scelta io, sì, avevo un'idea, però non sapevo come potesse andare a finire, no? Anche perché tu non ti sei mai innamorato, giusto? Ricordo bene? Del tutto, diciamo? Più o meno? No? Ciao Raffa, grazie, grazie a tutti, davvero, grazie. Lasciamo questa gaffe, però vabbè, comunque, no, non sapevo come poteva andare. Comunque, quando dico che era un rischio, comunque era un rischio. Invece, appena si sono spente le telecamere, siamo rimasti io e lei, è stato tutto super. Tutto meraviglioso. Per lui. Puoi parlare? Vai, tocca a te. Grazie, prego. No, vabbè, io, Raffa, io lo sai che quanta difficoltà ho fatto a parlare, proprio a dire Cecilia chi è, no? Cioè, ho fatto proprio una difficoltà assurda, e la mia paura era proprio quello di non fargli arrivare la persona che sono. Che però, devo dirti la verità, io appena sono spente le telecamere gli ho raccontato un sacco di cose, ma del tutto in modo naturale, cioè non è che mi abbia chiesto qualcosa lui, sono stata io a chiedergli tutto, e le sono tutto... Si vergogna. Senti, guarda, giusto per non metterti in imbarazzo, guarda Carlo e digli la cosa più carina che ti viene in mente di lui. No. Guardami negli occhi. Guarda che digli la cosa più carina che ti viene. No, sei un bel ragazzo. No. No, smetti. No. Dai, una cosa carina. Dai, e farlo per i ragazzi. Dai. Perché? Ma scusa, ma Raffa, ma io sono sempre così dolce con lui, ma lui vai con me perché non te lo chiedi a lui. Allora, Carlo, te lo so per chiedere a te. No. Oh. Vedi? Lui è proprio una persona, sai l'antiromanticismo? È lui. No, ma io a parte gli scherzi, cioè, mi verrebbe anche male, perché, cioè, non ce la faccio proprio. Vedo Carlo, provaci, devi dire delle cose carine. Me la rendi. Dai, poi dopo mi sentite. Allora, sei incredibile. Dai, fai in serio. Sei Nora, hai gli occhi scuri. Sei... ma lui non ce la fa. Ci parlate durante il giorno, voi due ridete solo. Sì, parliamo, però lui non mi dice mai niente di carino. Questo non è vero. Allora aspetta, vi faccio fare un'altra cosa. Guardatemi negli occhi. Facciamo a chi ride prima, dai. Sempre. Mi fai stare medico. Ma Cecilia ride sempre. Cioè, tutta una risata questa. Quante cose devi ispirare oggi? Ma posso fartene vedere? Sì, no. Le vuoi fare. Ecco ragazzi, sono rimasto solo io, se n'è andata, grazie. Ah, se avete qualche domanda fate pure adesso che non c'è, vai. Abbiamo tutto lo stendino con le lenzuola e poi abbiamo... Ragazzi. Oddio. Guarda quanta roba c'hai da stipare. Quella è tutta roba. La tua porta. Pure la mia. Tutta questa roba qua, vedi? Cioè... Perché lui non fa un cavolo tutto il giorno e si cambia 48 volte al giorno. Per il momento sono ospite, però non è vero che non faccio nulla, è che lei mi anticipa. Cecilia ha detto che è ospite, quindi non può fare niente. Raffa, io veramente non vorrei diventare volgare tutto il colpo.
Che tipiche siete. Va bene, allora ti lascio stirare che Carlo c'ha riposina a quest'ora, se non sbaglio. Le due, è tardissimo per lui. Però stiamo bene, Raffa. Però stiamo bene. Tra l'altro, grazie. È quello di importante. Non siamo riusciti a salutarvi e a ringraziarvi, veramente, Raffa. Tu sai, ormai io sono di casa. L'avete vista che era grande così, lei? Mi avete battezzata, mi ha fatto comunione, cresima. Quindi veramente grazie per tutto quello che fate, perché poi da casa chi guarda il programma non vede per tutto il lavoro che c'è dietro, dalle sarte, trucco parrucco, voi, come ci aiutate ad uscire come persone, perché ci conoscete, quindi veramente grazie per tutto. Perché vuoi o non vuoi, comunque, almeno io parlo per me, mi sento la persona migliore. Lui, grazie. Meno male. In serio, giuro. No, veramente, grazie. Io parto per la Sardegna. Non in vacanza. Immaginavo. E semmai facciamo qualche diretta anche da lì, così mi raccontate qualcosina, mi continuate a raccontare qualcosa. Certo, volentieri, certo. Volentieri. Grazie, Raffa. Raffa, grazie di tutto. Un bacio a tutti. A tutti. Ciao, ragazzi. Ciao. Bene. Anche noi. Ciao. Ciao, bellezze. Ciao.